Gandino, grazie ai fondi della regione, l'ex colonia del Farno verso la rinascita sarà demolita e sorgerà una struttura dedicata al turismo. Nel 2005 il terribile incidente che lo ha costretto su una sedia a rotelle, oggi Mauro Bernardi ha voluto abbracciare e premiare i vigili del fuoco che gli salvarono la vita. La Proloco di Ardesio ha presentato il suo 2022 in assemblea, confermati gli eventi clou Ardesio Divino, Ardesio Si Blocca e il Ferragosto Ardesiano. Buonasera, bentrovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo con la cronaca. Allarme incendio nella notte a Bossico. I vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti intorno alle 23. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un box. L'eccessiva quantità di fumo ha costretto ad evacuare le persone all'esterno delle loro abitazioni. Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno bonificato l'area compromessa. Cambiamo argomento, ha trovato le risorse per partire il progetto destinato a dare nuova vita all'ex colonia del Farno a Gandino. Ai contributi già stanziati dal GAL Valle Seriana e Laghi Bergamaschi si sono aggiunti nei giorni scorsi quelli del bando Rigenerazione Urbana della Regione Lombardia. Per realizzare l'intervento serviranno anche fondi del Comune, che sta pensando a un mutuo. Ma sentiamo che cosa ci ha detto il sindaco di Gandino, Elio Castelli. Dal bando Rigenerazione Urbana della Regione sono attesi 500.000 euro per Gandino, per l'ex colonia del Farno. Che cosa significa questo risultato che l'amministrazione comunale ha raggiunto? Beh, devo dire che ce l'aspettavamo, eravamo fiduciosi nel fatto che il progetto avesse tutte le caratteristiche per essere accettato, e quindi è stata una notizia importante. Non sono mai sicure fino a quando non arrivano, però in questo caso ce l'aspettavamo, cioè ce lo proponevamo e fortunatamente è arrivato. È chiaro che questo apre un capitolo nuovo sulla colonia. La colonia è un bene che abbiamo continuato a ripetere che è ritenuto utile, importante per lo sviluppo di tutta la nostra montagna, un impegno che è stato preso con molto a cuore dall'amministrazione, e parlo dell'amministrazione in senso che la nostra parte l'abbiamo fatta in continuo, e la parte del progetto è stata condivisa da tutto il Consiglio Comunale, perché questa è un'opera che, se deve essere portata avanti, deve essere condivisa. Oggi c'è adesso da presentare il progetto esecutivo, e poi c'è l'altro aspetto. Noi oggi in definitiva abbiamo circa 700.000 euro, forse qualcosina di meno, di soldi che arrivano, 200 circa dal GAL e 500 circa dalla Regione. Ecco, però dobbiamo arrivare almeno a 1.700.000 euro, per cui il Comune dovrà impegnarsi per un altro 1 milione. È chiaro che l'abbiamo ritenuto un aspetto importante da perseguire. Il Farno sta avendo un successo incredibile, la montagna da tutti, non solo nel periodo del Covid, è stata riscoperta, e quindi noi pensiamo che questo possa dare un ulteriore importante sviluppo al nostro territorio, e quindi qui il Comune farà tutta la sua parte. Ecco perché non possiamo che essere contenti di questa scelta. Ora ci sarà sicuramente un incontro di tutto il Consiglio, in modo tale da valutare nei dettagli operativamente come muoversi, perché c'è anche la necessità che queste cose inizino al più presto. Ricordiamo cosa prevede il progetto. Il progetto prevede la completa demolizione dell'attuale colonia, che è di circa 1.800 metri quadri, e quindi la demolizione e la costruzione di circa 600 metri quadri, piano unico, con un piccolo sopralzo per alcune camerette per alloggio e l'alloggio del gestore, e poi
un info point e una saletta di distribuzione dei prodotti tipici, che è poi la parte finanziata dal GAL, un ristorante con bar e poi due terrazze all'esterno, una vista molto bella, studiata molto bene da questi architetti. Adesso si tratta di valutare fino a che punto il comune è in questo momento disponibile a finanziare completamente l'opera. È chiaro che quando si parte, anche farla magari gradualmente, però bisogna poi ipotizzarla nella sua interezza. Una mattinata carica di emozioni oggi ad Albino. Mauro Bernardi, che molti conoscono per il suo impegno nell'avvicinare allo sport le persone con disabilità, ha voluto ringraziare pubblicamente e premiare la squadra dei Vigili del Fuoco che il 31 agosto del 2005 gli salvò la vita estraendolo dalle lamiere del suo camion dopo un gravissimo incidente in autostrada al casello di Dalmine. Un momento al quale hanno partecipato diverse autorità. Mauro Bernardi, anzitutto perché hai voluto questa mattinata? Penso che il dire grazie, quello che la mia mamma mi ha sempre detto, è la riconoscenza nei confronti di chi ci dà qualcosa e a livello gratuito è importante. Queste persone mi hanno salvato la vita, questi angeli, e il dire grazie in modo ufficioso va bene, ma ufficiale ancora di più, perché è giusto che la gente sappia che il bene esiste. Che cosa ricordi di quel giorno? Io ricordo gli attimi prima dell'incidente in cui ho sentito qualcosa sotto le ruote del camion, mi sono distratto, ho guardato gli specchietti e ruotando la testa non ho più guardato la strada davanti a me. C'era buio, erano le 4:10 di notte e quando sono tornato a guardare la strada davanti a me mi sono trovato questa ombra. Ho sentito un impatto tremendo, ho alzato le braccia e alla fine poi ho scoperto che avevo tamponato un altro camion che era entrato in autostrada senza fari, senza frecce, soprattutto a 15 km all'ora e quindi non era visibile. In quegli istanti in cui io mi addormentavo e poi tornavo a vedere quello che succedeva intorno a me, piangevo, non tanto dal dolore ma dalla paura di morire. E poi mi ricordo queste persone che per ore si sono arrabattati nel cercare di tirarmi fuori il prima possibile e nelle condizioni migliori possibili da quello che restava del mio camion. Lara Magoni con questa giornata ha voluto fare un regalo a Mauro Bernardi. Sì, Mauro Bernardi lo conosco dal 2013, è stato per me un incontro straordinario che ha cambiato anche la mia vita. Era appena mancato mio marito e mi chiese: puoi aiutare Mauro Bernardi? Roby morì e io incontrai Mauro, da lì questo cammino fatto insieme. Il primo traguardo ottenuto con lui è stato il riconoscimento di maestro di sci nel mondo della disabilità e il secondo regalo che desiderava avere era rivedere quegli angeli che la notte del 31 agosto 2005 gli salvarono la vita all'interno di quelle lamiere di un camion distrutto. Comandante, che significato assume un momento come questo per i Vigili del Fuoco? Allora, sicuramente ricevere un premio fa solo piacere, però noi abbiamo fatto solamente il nostro dovere. Noi ci occupiamo di soccorso tecnico urgente e la cosa importante che traiamo da questa giornata è un impegno a fare sempre di più e a fare meglio il nostro lavoro. Stefano Tombini, capo reparto dei Vigili del Fuoco, quella mattina è intervenuto per salvare Mauro Bernardi. Le è rimasto qualche ricordo di quei momenti? Allora, devo ammettere che sono passati diversi anni, ho dei flash, in particolare mi ricordo praticamente il camion che è stato investito e ha riversato il carico sul ciglio della strada ed era una bottiglia dell'acqua. Poi mi ricordo in particolare invece della situazione dell'incidente e soprattutto delle lamiere e del motore, tutto diciamo dove poi Mauro era incastrato ed è stato molto difficile liberarlo. Che cosa ha rappresentato questo momento a tanti anni di distanza? Allora, ha rappresentato un'emozione grandissima. Mauro è un vulcano, il vero miracolo è vedere una persona che ha riconosciuto il nostro, diciamo, operato, ma vedere lui
la vitalità, nonostante quello che è successo. Ha avuto una rinascita con molta forza e più energia di quello che aveva prima, ma sicuramente ce l'aveva anche prima. È veramente una grande gratifica che va al di là di tutto quello che può essere, cioè, le gratifiche è il premio migliore che si può avere, insomma. Sono tante le iniziative promosse nei nostri paesi per portare aiuto e solidarietà alla popolazione ucraina colpita dalla guerra. Sentiamo cosa ha organizzato a Gazzaniga il Circolo di Fratelli d'Italia. A Gazzaniga due iniziative di solidarietà per la popolazione ucraina colpita dalla guerra, due iniziative organizzate dal Circolo Fratelli d'Italia. Sì, siamo felici di partecipare a queste iniziative promosse da Fratelli Italia Bergamo e Gioventù Nazionale della provincia di Bergamo. Vogliamo contribuire anche noi nel nostro piccolo, perché sappiamo che di iniziative ce ne sono in giro tantissime, però nel nostro piccolo, se ognuno fa qualcosa, l'unione fa la forza. Si svolgeranno l'11, il 12 e il 13, venerdì, sabato e domenica. E naturalmente aspettiamo numerosi tutte le persone che vorranno partecipare insieme a noi. L'iniziativa si chiama Una speranza nel buio, perché questo nome? Una speranza nel buio proprio perché venerdì sera dalle ore 21 alle ore 22 presso la nostra sede qua a Gazzaniga spegneremo tutte le luci per riflettere un po' sul caro bollette, sicuramente che interessa a tutti, e soprattutto sui morti della guerra. Poi il giorno dopo, il giorno sabato e domenica, durante la mattinata, faremo un gazebo qua fuori dove invitiamo tutti a consegnare i beni di prima necessità. Una speranza nel buio però continuerà anche tutta la settimana poi, perché la nostra sede, essendo nel bar, siamo pronti ad ospitare qualsiasi genere di prima necessità voi volete donare a queste popolazioni che sono in difficoltà. Il materiale verrà poi raccolto e inviato in Ucraina tramite due associazioni, una per quanto riguarda il vestiario e l'altra invece per quanto riguarda i prodotti sanitari. Sappiamo che ci sono tante iniziative e sono ben accette assolutamente da parte di chiunque, anche il comune di Gazzaniga, anche gli alpini, anche diverse associazioni le hanno fatte. Questa non deve essere una gara. Né per noi né per tutti, spero, per chi vuol donare di più, ma contribuire all'aiuto per questa popolazione che purtroppo in questo momento è in difficoltà. Proseguono i rinnovi degli organi direttivi delle categorie professionali che compongono ASCOM Confcommercio di Bergamo. Nei giorni scorsi, alla guida del gruppo Abbigliamento, Calzature e Articoli Sportivi, è stato confermato Diego Pedrali di Torre Boldone. Sono praticamente da un giorno stato rieletto come presidente del settore Abbigliamento, Calzature e Articoli Sportivi della provincia di Bergamo, e questo per me è un vanto, in quanto oggi non è facile poter ricoprire determinati ruoli. Questo ruolo io lo sto ricoprendo ormai da 20 anni, rappresento praticamente 1743 attività, di cui 367 in città. Purtroppo negli ultimi anni ci sono state molte chiusure e siamo praticamente a 403 chiusure, di cui 50 solo in città, che paragonate alle 65.000 che hanno chiuso in tutta Italia, la cosa fa un po' rabbrividire. La mia attività si svolge nell'immediata periferia della città, a Torre Boldone. Grazie a Dio sono riuscito ancora oggi a resistere a tutte queste vicissitudini, non ultima quella di ieri, per esempio, di un aumento addirittura del 48% del gas, che porta praticamente a dei consumi quasi irrisori. Il mio impegno in questo prossimo mandato sarà comunque quello di avvicinare il più possibile tutte le attività commerciali che io rappresento nelle varie delegazioni ormai esistenti dell'ASCOM nella provincia di Bergamo. Il direttivo, fortunatamente, in questa volta è anche stato aumentato di 2 persone,
e quindi praticamente siamo tra il vicepresidente, io e i consiglieri, un gruppo di 10 persone. Lo scopo di questa associazione è sicuramente quello di capire e cercare di risolvere i problemi che le attività hanno, ma soprattutto le attività commerciali che appunto rappresento. Quindi prendo l'occasione anche per questa intervista nel dire a tutte le persone che mi stanno ascoltando, che svolgono questa mia attività, di rivolgersi pure all'ASCON di Bergamo, in quanto siamo a completa disposizione per cercare di risolvere qualsiasi problema inerente l'attività commerciale. Assemblea pubblica nei giorni scorsi per la Proloco di Ardesio. Durante la serata è stato presentato il calendario degli appuntamenti per il 2022. Un anno importante per la Proloco perché ricorrono i 70 anni dalla fondazione. Questa sera siamo qui per incontrare le varie associazioni del territorio e decretare insieme a loro il calendario eventi del 2022. Un calendario ricco di eventi come al solito, ambizioso, speriamo che la pandemia ce li lascia fare. E quest'anno purtroppo la Fiera delle Capre l'abbiamo dovuta saltare ancora a causa pandemia, avevamo pensato di spostarla al 24 aprile, ma visto che altri paesi fanno feste simili non ci sembrava il caso di sovrapporci. Ci saranno le solite che caratterizzano Ardesio, come Ardesio Divino, Ardesio Si Blocca, la classica settimana del Ferragosto ardesiano, e dopo ci saranno tanti eventi secondari ma comunque importanti come Carte in Tavola oppure il raduno delle moto d'epoca e così via. Per voi è importante lavorare insieme con le altre associazioni del paese? Certo, senza dubbio la collaborazione è un fattore importante, altrimenti siamo fermi subito dall'inizio. E ora state cercando di definire la programmazione anche per arrivare presto alla pubblicazione del libretto degli eventi. Sì, il libretto estivo puntiamo a metterlo in stampa per l'apparizione, come al solito. Adesso ci stiamo appunto chiudendo la cerchia del raccoglimento di tutte le date di tutte le varie associazioni in modo da riuscire a completare il libretto. Ci tenevamo a ringraziare il comune di Ardesio per il sostegno ogni anno che ci dà, la parrocchia di Ardesio, l'asilo e tutte le associazioni presenti sul territorio, che senza di loro siamo fermi, e ci tengo a dire che la cosa è reciproca, se serve anche una mano alle altre associazioni noi ci siamo. E soprattutto ci tenevo a ringraziare tutti i volontari che danno una mano alla Proloco, che sono attivi per il paese di Ardesio, che senza di loro non si fa niente. Questa sera si mettono le basi per i prossimi mesi, ovviamente si spera nella vera ripartenza, e poi è anche un'occasione per riscoprire un po' anche il potenziale di persone, di risorse umane che popola Ardesio. Assolutamente sì, questa sera come di consueto si fa sempre in febbraio-marzo, la Proloco accoglie le associazioni del paese, le altre attività del paese, proprio per fare un confronto, per fare un'analisi di quelle che sono gli appuntamenti che poi li vedranno protagonisti in questa estate. Come amministrazione ovviamente siamo presenti al fianco delle associazioni del paese, e dal punto di vista turistico, che è anche diciamo il reparto che seguo principalmente, un grande applauso va alla nostra Proloco, che sta facendo un lavoro incredibile, che sta facendo un lavoro importante per il nostro paese, perché innanzitutto tenere viva la voglia di fare di questi giovani è sicuramente importante, e qui Gabriele e gli altri stanno davvero dimostrando una serietà e un attaccamento alla maglia diciamo molto molto importante. Quest'anno poi la Proloco festeggia i suoi 70 anni di vita, quindi un 2022 importante, e speriamo che diciamo quanto riguarda la pandemia e altri problemi che ci sono nel mondo possano lasciare comunque spazio alle iniziative della Proloco, che possa agire nel migliore dei modi per continuare a tenere alto il nome di Ardesio e continuare diciamo anche a tenere vivo lo sforzo e il volontariato da parte di tutti questi giovani, che sono diciamo da applausi, proprio perché non è facile, ne so qualcosa, fare Proloco, ma lo stanno facendo nel migliore dei modi.
E questa sera, come ogni mercoledì, il nostro appuntamento dedicato all'attività della Regione Lombardia. Sentiamo Andrea Filisetti. Questa sera torna in onda Mai Regione, spazio di Antenna 2 TV dedicato alle attività della Giunta e del Consiglio regionale lombardo. I temi in sintesi: Bergamo e Brescia, capitali della cultura, da Regione Lombardia altri 500.000 euro, risorse destinate agli eventi. Atterrato a Linate il terzo volo con bambini malati oncologici arrivati dall'Ucraina. Una riflessione sulla giornata internazionale della donna da parte dell'assessora regionale alle infrastrutture Claudia Terzi. OncoAir, il progetto che dona i capelli per le donne che stanno affrontando la chemioterapia a causa del carcinoma alla mammella. Dal 10 marzo le domande per la dote scuola merito. Navigazione interna delle acque verso il trasferimento delle competenze. Sport, 2,3 milioni di euro da Regione Lombardia con cui sostenere eventi in programma nel 2022. Filiera della lana, una risoluzione in Consiglio regionale. Mai Regione andrà in onda questa sera alle ore 20.30 sul canale 84 del Digitale Terrestre. Repliche il giovedì alle 14 e venerdì alle 23.15. Seguici anche in streaming all'indirizzo www.antenna2.it. E adesso i programmi di Antenna 2. Questa sera, dopo il TG e le previsioni del tempo, l'appuntamento con la preghiera in famiglia a cura dell'oratorio di Clusone. Alle 20.10 l'Alpino, il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini. Alle 20.30 Mai Regione, ne abbiamo appena parlato, alle 21.40 Ski Magazine, alle 22 Più Salute News, alle 22.30 la seconda edizione del telegiornale, alle 23.15 Antenna 2 Sport, alle 23.55 Blu Sport. Infine l'almanacco, domani è giovedì 10 marzo, il sole sorge alle 6.38 e tramonta alle 18.23. La luna è al primo quarto, sorge alle 10.25 e tramonta alle 2.55 di venerdì. È tutto anche per questa edizione. Vi ricordo, dopo il telegiornale, l'appuntamento con la rubrica Racconti di ieri e poi le previsioni del tempo. Grazie per averci seguito e buona serata.